Le metastasi ossee sono un evento estremamente frequente, specie nel tumore della mammella e della prostata. Il loro impatto clinico, oltre al dolore, si manifesta attraverso una serie di complicanze scheletriche note con l'acronimo di SRE. Ne parliamo col professor Francesco Bertoldo, professore di medicina interna all'Università di Verona e responsabile del Centro di Osteoncologia al Policlinico Rossi di Verona. Allora, professore, innanzitutto, che cosa sono gli SRE? L'acronimo SRE sta per Skeletal Related Events e sono degli eventi patologici correlati alle metastasi ossee. Essi rappresentano la vera complicanza delle metastasi ossee, sono rappresentati da fratture patologiche, dalla compressione del midollo spinale, dalla necessità di intervenire chirurgicamente da parte dell'ortopedico per fissare i segmenti scheletrici e la necessità di eseguire radioterapia per il trattamento del dolore. Abbiamo degli esempi. Possiamo vedere come una metastasi ossea in zona omerale produca una frattura patologica che avrà sicuramente un ritardo importante della riparazione, come una metastasi ossea posizionata nel corpo vertebrale sfondando il muro posteriore comprima il midollo osseo dando importante impegno neurologico, come vi sia la necessità di eseguire radioterapia spesso per metastasi vertebrale e radioterapia a sua volta determina i danni sul midollo spinale, come vi sia la necessità di intervenire con fissatori esterni per stabilizzare segmenti ossei scheletrici, in questo caso una rachide cervicale, in cui la frattura o la compressione comporterebbe delle gravissime complicanze per il paziente. Professor Bertoldo, ma qual è la causa specifica degli SRE? La causa specifica degli SRE è legata all'interazione tra la cellula tumorale e l'osso in cui viene a indovarsi la metastasi ossea. La cellula tumorale stimola l'attività degli osteoclasti, che sono le cellule deputate al riassorbimento dell'osso, e soprattutto nella fase iniziale dello sviluppo metastatico, questi osteoclasti scavano una nicchia che serve fisicamente alla metastasi per crescere, fornendo attraverso la distruzione dell'osso gli elementi di crescita per la metastasi stessa. Si instaura pertanto un circolo vizioso in cui l'attività osteoclastica alimenta il tumore e il tumore alimenta l'attività osteoclastica. Questo circolo vizioso porta all'espansione della lisi e della distruzione dell'osso fino a compromettere la sua resistenza meccanica, quindi predisporre alla frattura, alla compressione del midollo se la metastasi è a livello della colonna vertebrale, l'infiltrazione di strutture neurologiche vicine, quindi con un dolore estremamente importante, e la necessità di intervenire chirurgicamente con l'ortopedico per stabilizzare i segmenti ossei importanti. Io ho parlato del tumore alla mammella, del tumore della prostata, è vero che sono la causa principale? Ci sono altri tumori che determinano SRE? In assoluto le metastasi ossee sono dominate da due tipi di tumori, tumore della mammella e tumore della prostata, che notoriamente hanno questo target molto, molto specifico, ma oggi si affacciano anche tumori che notoriamente non avevano una grossa incidenza di metastasi ossee come il carcinoma del colon, e questo è dovuto fondamentalmente all'aumento della sopravvivenza in molti tipi di tumori solidi, che aumenta appunto la possibilità che anche l'osso diventi bersaglio di queste erogazioni scheletriche. Quanto sono frequenti, professore, queste complicanze scheletriche? Le complicanze scheletriche purtroppo sono estremamente frequenti. Da metanalisi degli studi degli ultimi 10 anni è emerso un dato abbastanza impressionante: circa il 60% dei pazienti che hanno metastasi ossea sviluppa una complicanza scheletrica. L'aspetto sorprendente è che questa incidenza è elevata per i tipi di tumori più diversi, sia quelli che danno metastasi osteolitiche come la mammella e soprattutto il mieloma, ma anche quelli di cui non ci si aspettava, tipo il carcinoma della prostata che dà metastasi addensate. In tutti i tipi di tumori l'incidenza è sostanzialmente sovrapponibile. C'è poi un tumore particolare che è il tumore del rene, che dà un'incidenza di complicanze scheletriche drammaticamente elevato, quasi il 75% dei pazienti ha una complicanza scheletrica. Le complicanze scheletriche sono tra l'altro estremamente rapide, si verificano in giro del primo anno dalla diagnosi della metastasi ossea, quindi sono molto, molto frequenti e anche molto precoci, e la comparsa di un primo SRE raddoppia il rischio di un successivo SRE, quindi c'è un fenomeno di espansione logaritmica per cui ogni SRE si accorcia il tempo per un altro. Voi pensate che molti tumori hanno un'aspettativa di vita come mammella e prostata molto lungo, per cui si stima che un paziente che ha avuto una complicanza scheletrica rischia di averne in media dai 3 ai 4 SRE all'anno.
Bene, abbiamo detto che cosa sono, le abbiamo descritte, ma qual è il loro impatto sul paziente e sulla progressione della patologia? L'impatto sul paziente è ovviamente drammatico, ma non soltanto come intuitivamente si può pensare sul dolore e sulla impotenza e l'alterazione fondamentale della qualità di vita come ci si potrebbe attendere, ma ci sono degli impatti molto più importanti. Una metastasi ossea aumenta di circa dalle 3 alle 8 volte il rischio di mortalità in un paziente neoplastico. Il fatto che questa metastasi dia un SRE raddoppia il rischio di mortalità, quindi l'SRE complica drammaticamente la sopravvivenza dei pazienti riducendone molto rapidamente la durata e questo aspetto chiaramente, per cui l'aspetto di prevenzione di queste complicanze scheletriche ha un ruolo fondamentale soprattutto non solo nell'alleviare, nell'evitare sofferenza a questi pazienti, ma anche nel tentativo di preservare il più a lungo possibile una buona qualità di vita e la sopravvivenza. Ma qual è l'impatto economico degli SRE sul appunto Servizio Sanitario Nazionale? L'impatto economico è estremamente elevato, è stato recentemente valutato con un'analisi sia retrospettiva che prospettica in molti paesi europei, Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, ed è stato stimato che un SRE considerato i costi diretti, esclusivamente i costi diretti, quindi il costo del ricovero, delle procedure, delle consulenze, della fase riabilitativa, è estremamente elevato, si aggira dai 2.000 ai 4.000 euro per ogni SRE, con una media intorno appunto ai 2.800 euro. Quelli più costosi sono quelli che comportano l'intervento del neurochirurgo sulla colonna vertebrale o gli interventi di radioterapia. Nell'analisi globale dei costi, l'impatto maggiore del costo è la fase di ospedalizzazione, quindi la durata del ricovero, che più o meno si aggira in media sui 21 giorni di ricovero. Il ricovero più lungo è quello che si ha appunto in corso di intervento chirurgico sulla colonna vertebrale, di interventi in neurochirurgia che arrivano anche a 30-31 giorni. Professore, in conclusione, quali sono le cose importanti da sapere sugli SRE? L'importante sapere sugli SRE è che sono innanzitutto estremamente frequenti, estremamente rapidi al momento della diagnosi della metastasi ossea. E l'altra cosa estremamente importante è che oggi abbiamo gli strumenti per poter prevenire questi SRE. Chiaramente i farmaci che ci sono estremamente efficaci permettono di ritardare e di ridurre il rischio di questi SRE, ma richiedono un tempo per poter funzionare, quindi l'incessità di intervenire quanto prima possibile al momento della diagnosi, che deve essere precoce.